comprendo che le tentazioni sembrano piuttosto macchiare che purificare lo spirito. Ma sentiamo qual è il linguaggio dei santi, e a tal proposito vi basti sapere, fra tanti, quello che dice San Francesco di Sales, che le tentazioni sono come il sapone, il quale diffuso sui panni sembra imbrattarli ed in verità li purifica. È una bellissima immagine quella che Padre Pio cita in questa esortazione, prendendola da San Francesco di Sales. È uno dei santi, credo, più che, a cui dobbiamo guardare di più, perché attraverso l'esperienza della sua vita, ma poi anche attraverso tutte le esortazioni che egli ha fatto, ha saputo guidare se stesso e anche gli altri in una strada bella di incontro con il Signore. Ci ricordiamo che è chiamato il santo della mitezza, anche se, ci viene detto dai suoi biografi, era di un carattere molto molto impulsivo. E proprio con quelle convinzioni del cuore egli ha saputo aggiustare, dare un valore grande alla sua vita e attraverso le sue raccomandazioni aiutare tante persone. E oggi appunto, no, Padre Pio cita questa frase di San Francesco di Sales, collegandolo alle tentazioni, ecco l'esempio del sapone. Oggi penso è un po' difficile avere questa immagine davanti ai nostri occhi, perché facilmente noi prendiamo i panni sporchi e li infiliamo nella lavabiancheria, no? Chiudiamo e poi mettiamo quello che è il sapone o il detersivo nell'apposita scatoletta, e quindi non ci rendiamo conto di quello che era il lavoro delle lavandaie di una volta, quando queste lavandaie, ecco, avevano in mano dei grossi pezzi di sapone grezzo e spandevano questo sapone con abbastanza forza sopra i panni sporchi e poi con insistenza facevano entrare, penetrare questo sapone nelle fibre di questi panni, e così venivano purificati, venivano lavati, venivano resi bianchi. Ecco quello che Padre Pio ci dice proprio per quanto riguarda le tentazioni, che ci possono sembrare delle cose che possono macchiare la nostra anima, e invece lui ci ricorda che proprio attraverso le prove noi purifichiamo il nostro cuore, la nostra anima. Che allora approfittiamo anche delle prove, delle tentazioni, perché la nostra anima e il nostro cuore sia sempre migliore e che possa incontrare sempre di più Gesù, che è il vero bene. Buona giornata a tutti voi.